Benvenuti alla nuova puntata di Che Virus Che Fate? Chi non mi conosce sono Riccardo Corona e siamo qua oggi per una nuova puntata purtroppo molto triste perché non siamo più nel nostro fantastico studio ma siamo a casa mia, davanti a un computer per parlare con tanti ospiti che sono proposti e che interverranno per parlare delle loro vite in questo periodo di difficoltà per l'Italia, perché come sapete l'Italia sta colpita da questo grande problema e quindi la produzione ha giustamente deciso di chiudere lo studio ma continuare la trasmissione via web. E quindi ringrazio la produzione per questa intuizione fantastica, la salutiamo, rimaniamo tanti bacini e passiamo subito con il primo grande ospite che è qui con noi, che ringraziamo da morire, che è un premiato chef che con più di 20 ristoranti che variano tra le 4 e le 5 stelle Michelin l'uno, che è il grandissimo Antonino Maialoni. Ciao Antonino! Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Come te la passi in questo periodo di chiusura? Bene, bene, sì, sono qui a casa, mi rilasso un po', poi comunque non posso andare a lavorare. Insomma. Certo, certo, però immagino che comunque starai progettando nuovi piatti in questo momento, oppure no? Sì, sì, certo, la creatività non muore mai, siamo sempre a cucinare, sempre con idee nuove. Ho fatto questo piatto, questo stinco di maiale con dentro un po' di hamburger, un po' di questa salsa di prugne, e questi biscotti, un po' queste cose, anche un po' dolci per variare. E sì, deve essere buono, certo, sarà buonissimo. Cavolo, dovrebbe essere un piatto davvero molto pesante, però ti devo dire la verità, anche molto innovativo secondo vari punti di vista. Sì, sì, certo, io non per vantarmi, ma sempre... creo sempre cose che nessuno ha mai visto, nemmeno pensato forse. Lo vediamo, signor Maialoni, ma ci potrebbe far vedere questo fantomatico piatto? Sono le 12.40, mi aveva detto le 12.30, scusi, io ho fame, mangiare. No, non si preoccupi, ma almeno una foto da farci vedere ce l'avrà, immagino. Una foto? Certo, sì. Mi scusi, ma cosa sarebbe questa foto? Una foto, mi ha chiesto, scusi, io ho mandato una foto. Ringraziamo il premiato chef Antonino Maialoni, grazie Antonino, grazie mille. Grazie, buona giornata Riccardo, grazie a te. E dopo la cucina passiamo a un ospite del mondo dell'intrattenimento, e qui con noi il grandissimo ex vincitore del Gran Fratello 3, Mirko Mennini. Ciao Mirko! Ciao Alfonso e Riccardo! Come stai? E come sto? Andiamo avanti a botte di streaming. Ci posso credere. Le voglio chiedere una domanda prima di passare all'argomento più succulento. Qual è la differenza tra stare in casa sua e nella casa del Grande Fratello? Stavo meglio nella casa del GF, infatti come vedete cerco di recuperare qualcosa. Perfetto, allora devi passare all'argomento principe di questa chiamata. So che da qualche giorno sta pubblicando sul suo sito internet ufficiale www.melminiforever.it tutte le poesie che ha pubblicato negli anni assieme a delle nuove. Ecco, a tal proposito, vi potrebbe leggere una delle ultime poesie che ha pubblicato che ritengo bellissima, che si chiama Sesso tra sassi. Ma veramente, Riccardo, in questo momento ne ho appena finita una tutta nuova. Ora? Sì, come dicevo, sto guardando solo streaming e su Netflix c'è praticamente solo Adam Sandler. E come si chiama? Si chiama Adam Grezzo Diamante. Va benissimo, si senta libero. Adam Grezzo Diamante, lucido commediante, interprete vero di corpo e di pensiero, ci mostri la via contro la pandemia. Una lacrima, una risata, magari una bella cantata. Padri, figli, da soli ed ebrei, per farci capire un po' chi sei. Perfetto, ringraziamo il poeta e l'ex vincitore del Gran Fratello 3, Mirko Mennini. Grazie mille, Mirko! Perfetto, direi di passare ora la linea al meteo con il nostro grandissimo meteorologo Armando Armadi. Ecco a voi la linea! Ciao a tutti gli spettatori, sono Armando Armadi. Forse mi riconoscete già per programmi come Cime Tempestose e Non diciamo più le 20 stagioni. Oggi siamo qua per dare il meteo e le notizie dalla città di Caltanissetta. C'è un bellissimo sole, linea allo studio, dal vostro meteorologo preferito. Bentornati a Che Virus Che
fa, ora è quando una persona che farà impazzire tutti quanti voi da casa, ovvero l'influencer, modella e soprattutto imprenditrice Chiara Artegnani. Bella rega, storica. Ciao Chiara, come stai passando questa reclusione? Male, zio, non posso fare le Ti capisco bene, deve essere sicuramente un dramma esistenziale. sfilate. No, no, non puoi capire, non hai idea. Senti, io vorrei parlare della tua acqua Leviathan, che personalmente è una bomba, l'ho bevuta e mi ha depurato completamente, fa tipo effetto acqua santa. Sì, spacca un botto, fratella, dovrebbero comprare tutti. È proprio questa la domanda che le vorrei fare, non le sembra un po' altino il prezzo, cioè 100 euro per 6 bottiglie d'acqua, non è un po' esagerato? Scusa, ma mi stai a fare uno sponsor o mi stai a criticare? No, ma è solo una domanda, è solo per chiedere, insomma. Chiara, ci sei? Ci sei? Ospiti. Purtroppo è saltata la linea, in questi casi succede. Comunque ringraziamo Chiara Artegnani, grazie mille, grazie della partecipazione e soprattutto del contributo, piacevolissimo. E passiamo all'ultimo ospite di questa fantastica puntata, ovvero il cantatore italiano fantastico che ha venduto milioni e milioni di dischi, ha fatto un sacco di tour all'estero in Italia, ovvero Gianluca Grignogni, arte l'orso. Buonasera a tutti, ciao Riccardo. Era tanto che non ci si vede, come stai? Sono a Los Angeles. Ah sì? E come mai? Ero in tour. Ah, ti capisco, ti capisco. E cosa faresti in questo periodo? E che faccio? Scrivo, suono, canto. Chiaro, chiaro, chiaro. E quindi scrivi tanto. Tantissimo. Avresti un pezzo che potessi suonarci? Se volete sentire un pezzo. Come si chiama la canzone che ci canteresti? Guarda, questa canzone si chiama Pensiero Fisso. Perfetto, vai pure! Non c'è più tra la gente quella roba particolare che vendevi ai miei amici quando erano felici. Non c'è pensiero fisso che si chiama droga, ma se non la fumo È stato con noi Gianluca Grignogni in arte l'orso. Purtroppo il tempo è finito e anche la puntata. E quindi vi salutiamo in appuntamento alla prossima puntata e vi auguriamo una buona giornata. Alla prossima!